Ciao a tutti, bentornati al canale. Scusate se sono sudato fradicio, ma c'è un'umidità pazzesca oggi. Ho fatto temporali questa mattina, stanotte, quindi si è alzata un'umidità incredibile. Adesso il tempo dovrebbe migliorare, quindi l'umidità salirà alle stelle. Sono venuto qua in questo posto un po' infelice perché è un posto un po' disordinato. Come vedete sono seduto su una pianta caduta, una pianta abbattuta dal maltempo che adesso provvederò un pochino a grossolanamente ad eliminare con la motosega. Allora, siccome in tanti mi avete chiesto ed eravate curiosi riguardo all'approvvigionamento idrico della Duaita, ecco, sono arrivato qui alla sorgente da cui prelevo l'acqua per la baita. Allora, diciamo che forse i due sistemi principali, se non forse gli unici per portare l'acqua ad una baita, potrebbero essere il recupero dell'acqua dal tetto tramite il pluviale, quindi il recupero dell'acqua piovana, che secondo me non è la soluzione migliore, perché l'acqua piovana è comunque acqua distillata senza sali minerali, quindi non è adatta da bere, diciamo, non è assolutamente il massimo. Altrimenti si può portare una tubazione da un torrente, come in questo caso. Questo è un torrente che scorre a circa più di un chilometro dalla baita, e qua questo lavoro fortunatamente l'ho trovato già fatto quando ho acquistato la baita, anche perché sarebbe stato un altro di quei lavori veramente estremamente impegnativi, poiché si tratta di creare una piccola vasca di raccolta nel torrente dal quale far partire una tubazione in PVC, oppure creare un'ulteriore vasca di raccolta se si vuole avere un maggiore accumulo, cosa che probabilmente farò nel prossimo futuro, e estendere una tubazione in PVC fino a portarla alla baita per caduta dall'alto verso il basso, e quindi non si ha bisogno nemmeno di pompe per portare l'acqua alla baita. Quindi per caduta l'acqua arriva già alla baita con una pressione notevole, poi dopo la farò vedere. E niente, adesso sono venuto qua a pulire la vasca, va sempre bisogna fare sempre un po' di manutenzione perché è completamente qua in una zona completamente abbandonata. E cos'altro vi posso dire? Potabile? Io la bevo, è acqua corrente, è acqua di montagna, bisogna solo stare attenti magari a monte che non ci siano per esempio allevamenti o qualcosa che qualcuno che possa scaricare dentro qualcosa nel torrente, ma tendenzialmente l'ho sempre bevuta e devo dire che finora è andata tutto bene. C'è da dire che non si può mai sapere se a monte c'è un camoscio morto all'interno del torrente, per esempio, chi lo sa. Questa è l'unica soluzione. Io ho sempre bevuto l'acqua di torrente in montagna, non ho avuto problemi. Bene, penso di aver soddisfatto anche questa vostra curiosità. Naturalmente nella vasca va applicato un filtro, poiché è meglio evitare che le particelle grosse di ghiaia, di ramoscelli, piuttosto che fogname, possano intasare il tubo, e qua stiamo parlando di una tubazione lunga parecchie centinaia di metri. Penso anche, non so esattamente, ma sarà anche penso un chilometro di tubazione. Quindi se si dovesse intasare sarebbe veramente un casino, anche perché la tubazione è tutta interrata. Niente, quindi adesso mi metto al lavoro. Questo video è un video breve solo così per mostrarvi, adesso vi farò vedere qualche altra immagine per mostrarvi come portare l'acqua ad una baita relativamente vicina ad un torrente. Piazzato il nostro grossolano filtro, non è nient'altro che un cestello di una lavatrice, serve per filtrare le particelle più grosse, quindi evitare che il tubo si possa otturare con ramoscelli e ghiaietta e sassolini, insomma.